Eh sì, sapete che queste settimane che ci separano dalla GMG è un momento in cui ci prepariamo anche così. Noi siamo sempre pronti a raccontare la vita, ma quando questa vita la racconta la televisione, le telenovelas, ebbene anche noi abbiamo capitolato. Ed allora, signore e signori, sono felicissima di presentarvi Alberto Rossi. Buongiorno. Grazie. Il Michele di Un Posto al Sole. Contento di essere contento di esserci. Alessandro Giannotto. Buongiorno. Un collega che alle telenovelas ha dedicato niente meno che un'enciclopedia. Ma che cos'è questo appuntamento quotidiano nel cuore di tanti telespettatori e non da ieri? Ce lo racconta subito Luca Rossi. È un omonimo. Fermi tutti, con la tavola ancora da sparecchiare e il caffè appena uscito. Le soap opera sono il momento di relax in mezzo alla giornata. TV accesa allora sulle storie d'amore impossibili, sui tradimenti e le faide familiari che animano le lunghe serie. Ben 7300 le puntate per Beautiful, la più famosa. Ma oltre ai successi americani come Dallas e Santa Barbara, in Italia dagli anni 80 in poi vanno benissimo le produzioni sudamericane, due su tutte. Anche Ricchi piangono, che lancia una giovane Veronica Castro, e Topazio, con un altro volto che diverrà popolarissimo, Grecia Colmenares. Storie di orfane, di scambi di culla, di segreti che vengono svelati alla 815ª puntata, personaggi che muoiono e poi risorgono anni più tardi, puntate lentissime dove non succede nulla, altre al limite del grottesco. Non mancano i successi nostrani. Un Posto al Sole, ambientata a Napoli, è la prima soap opera interamente italiana. Giunta ormai alla 20ª stagione, ha il merito di trattare anche temi sociali solitamente trascurati dal genere soap. Seguitissima anche 100 vetrine, la telenovela ambientata in un centro commerciale torinese che si è fermata per il momento alla 15ª stagione. I personaggi crescono e invecchiano con i telespettatori, che in mezzo a trame così ingarbugliate si dimenticano quando tutto ebbe inizio, ma rimangono incollati allo schermo per vedere almeno la fine. Grande Luca che le ha messe tutte, no. Il pubblico, ma ci siamo conservati delle cosine, il pubblico diceva le ho viste, perché Alberto che manca? Io amai molto Capitol, non so se oh scusate, Capitol, sì. La primissima, che poi si interruppe così con la morte del principe Ali. Che cioè te la sei seguita veramente tutta? È veramente, quella mi piacque tanto perché era fatto quanti bene. Quanti anni avevi? Boh, quanti anni fa sarà stato? 82. 82, perché noi abbiamo l'enciclopedia, ma vi rendete conto? Queste sono delle avventure televisive che hanno accompagnato la nostra vita. Sì. Alessandro, dedicarci ora, al di là delle battute, un'enciclopedia, fa capire che parliamo di roba seria. Ma perché le telenovelas ci acchiappano il cuore, la pancia e ci fanno rimanere incollati davanti al video? Allora, ci piacciono perché innanzitutto raccontano delle storie di vita. A volte possono essere un po' esagerate, però sono delle storie nella quale in qualche modo noi ci riconosciamo e in parte abbiamo anche vissuto. E poi il fatto comunque in questo periodo di crisi, dove c'è violenza, ritagliarsi un momento di pace, un momento di pace all'interno della propria giornata, è quindi una cosa molto importante, un momento in cui noi lo dedichiamo a noi stessi. E poi soprattutto in questo periodo dettato anche dalla solitudine, quindi i personaggi delle soap opera e delle telenovelas diventano i nostri familiari, diventano i nostri migliori amici, quindi assolutamente sono delle persone a cui vogliamo bene e a cui non siamo capaci di rinunciare. Può essere triste quello che dici, cioè identificarsi con questi personaggi, però forse questa è la chiave. Alberto, Palazzo Palladino è casa nostra. Dobbiamo dirlo, cioè tutti quanti conoscono quell'angolo di Paradiso perché è uno dei luoghi più belli di Napoli. Però Alessandra ha detto una cosa fondamentale, però c'è di più, che noi non riusciamo mai a superare la realtà. È vero. Nel senso, anche se noi in delle situazioni, in delle storie per le quali è molto difficile continuare a scrivere, io devo dire, faccio veramente sempre degli elogi molto particolari al nostro team degli scrittori perché fanno un lavoro incredibile, sì. Però quello che scrivono loro, che ogni tanto quando arriva a noi può sembrare un po' così, non riesce mai a superare quello che avviene nella realtà. Poi lo vediamo. Chissà come mai col caldo in primavera questi fenomeni un po' strani, un po' particolari, un po' violenti si accentuano, per cui siamo proprio circondati. E per certi versi noi cinicamente dobbiamo anche attingere per poi insomma creare quelle che sono le nostre storie, ovviamente edulcorando le situazioni un pochino più forti.
Però noi, come ti dicevo prima, lanciamo degli argomenti di discussione senza prendere posizione. Poi la gente può fare di noi e può dire di noi quello che vuole. Noi lanciamo degli argomenti senza prendere posizione. Alberto, ma tu ti aspettavi, sinceramente, quando sei entrato per la prima volta in punta dei piedi, che questa roba ti esplodesse in mano? Guarda, noi abbiamo fatto la prima riunione 20 anni fa, era a luglio, mi chiamò il mio agente dell'epoca, mi disse: Alberto, devi firmare un contratto di un anno con opzione sul secondo. Dico: cosa? Sì, è la prima soap opera italiana. Ho detto: dov'è il contratto? Lo firmo subito. Perché visto capito nel suo cuore. Sì, solo che si fa a Napoli. Ho detto: va benissimo. Abbiamo fatto questa riunione, sembrava un po' un'armata Brancaleone, ecco. Avevamo il nostro Vittorio Gassman, che all'epoca era Giovanni Minoli, che è stato il creatore, l'inventore. Lui ha voluto questo prodotto, cercava di farlo da tanti anni, perché è un format australiano che va in onda da quasi 30 anni, si chiama Neighbors, vicini di casa. Ha detto: io lo voglio fare in Italia e lo voglio fare a Napoli. Lui ha salvato il centro di produzione Rai di Napoli, che stava all'epoca chiudendo. Ora non sanno più a chi dare i resti. Pinto, certo, che è il direttore, ha tutti gli studi occupati. Ci abbiamo le nostre maestranze, che sono i colleghi di questi ragazzi che stanno qua al di là. Sono eccezionali, ci consentono di fare quel lavoro. Bellissimo che tu lo dichiari, perché il successo perché è anche quello. Ovviamente noi gli facciamo tutti i giorni, 10 ore al giorno, e loro, devo dire, sono straordinari, come sono straordinari gli scrittori, come in parte sono straordinari gli attori. Vabbè, perché non si arriva a Napoli, non si arriva a quel livello di preparazione. Scusate, avete anche dei nomi straordinari, poi li spulceremo un pochettino. Intanto, non abbiamo abusivi, ecco bravo. Mi dispiace Alberto, dire che non abbiamo voglio abusivi. Sentire il profumo di Michele, ti dispiace? No, vai, possiamo, vai. Andiamo. Vai, prego. Vediamo che profumo. Cioè, non ho capito, quindi ti è piaciuta? Viola, tu conosci le mie perplessità sulle capacità di Scheggia come direttore editoriale, intendo? Infatti. Però bisogna ammettere che questa volta ho avuto un'ottima intuizione. Certo, c'è ancora da lavorare, ci sono delle lungaggini, dei tempi morti, bisogna asciugare soprattutto, ecco, magari fra i vostri interventi e le telefonate. Ma si inizia la fase demolitiva, sempre. Ma assolutamente no, siete state bravissime, fresche, spigliate, simpatiche, soprattutto si capiva che vi divertivate, e questo è quello che ha fatto funzionare la cosa. Sì, è vero. Che animo nobile mio marito. Sì. Poi calcola anche che in questo momento c'è un po' di tensione fra Scheggia e Viola, per cui ho preferito non gettare altra benzina sul fuoco. Nobile e diplomatico. E anche un pochino opportunista, un pochino, In che senso? Nel senso che se tutto va come mi auguro, questo disegno, io avrò più tempo a disposizione per voi, per la mia famiglia e anche per me. A noi questo fa solo piacere. Sì, nel senso che ho intenzione di riprendere in mano un vecchio progetto, insomma, una cosa mia. Cioè? Una cosa che sta lì nel cassetto, che ho abbandonato un po' troppo tempo e vorrei appunto rivedere. Io sono curiosissima. È ancora tutto un po' prematuro, però insomma stai tranquilla che se tutto va come mi auguro e come spero, sarai la prima a essere informata, ok? Bene. Giuro. Vabbè, lascia perdere, dai. Però sono bravino, che ha questo un po' pesantuccio come carattere, Alberto. Come dicono a Napoli, nu pesatumbro. Ah, perché l'hai capito. Nu piumbo, che significa un piombo. Soprattutto con questa povera Rossella, che ora, vabbè, finalmente ho accettato l'idea che si sia iscritta a medicina invece di seguire le orme del padre, che voleva che facesse qualcosa di più letterario, di più umanista. Però va bene, io devo dire una cosa, parte il discorso prima della RAI, che insomma su 60 anni di storia della RAI noi siamo lì da 20, qualcosa significherà, ecco, per cui insomma stiamo facendo la storia della televisione. Questo anche non ce perché lo può... Adesso Alessandro, la domanda giro a te. Il Posto al Sole ha visto autori, scrittori, bellissima la parola che ha usato Alberto, eccellenti, ma vede anche degli attori emergenti, la nuova eleve, ma anche delle guest star che hanno partecipato, che ricordiamo sono stati dei camei preziosissimi. Nel mondo invece delle telenovelas, gli attori come vengono scelti? Cos'è che rende, diciamo, simili le telenovelas nella struttura, le rendere così amabili? Perché ci sono grandi talenti o perché si formano poi delle professionalità notevoli all'interno del lavoro? Assolutamente, per entrambi i motivi. Naturalmente, quando pensiamo agli esordi delle telenovelas, comunque sono tutte attori provenienti dal mondo del teatro, quindi comunque gente... Ecco. Che ha macinato, ha
hanno fatto migliaia di rappresentazioni e quindi si sono trovati a proprio agio davanti alle telecamere. Ultimamente però c'è un fenomeno un po' contrario, infatti, che sta facendo sorgere delle polemiche in America Latina, soprattutto in Messico, perché vengono scelte persone, soprattutto modelli, e quindi in un secondo momento diventano attori. Vengono scelti in un primo momento per la loro bellezza, per la loro piacenza davanti allo schermo, poi lavorando, come diceva giustamente Alberto, per tante ore al giorno, poi dopo si formano come attori. Beh, ecco, Alberto, se questa poi è una avviene cosa che riescono a raggiungere dei livelli artistici in virtù della bellezza per la quale va bene, però chi non ci riesce, per esempio, insomma, poi soprattutto anche una questione di ritmi. Noi abbiamo dei tempi furiosi perché lavoriamo 10 ore al giorno. Se reggi quei tempi, vai avanti. Se non li reggi, non reggi neanche come personaggio. Ci sono delle persone, dei personaggi che non ce l'hanno fatta, per cui non è semplice. Io però ti volevo semplicemente dire, quando abbiamo iniziato 20 anni fa, si parlava di teatro e abbiamo iniziato con Ida Di Benedetto, ecco, con Roberto Bisacco, con Marzio Onorato, con Patrizio, che era reduce da tutte le Marina tournée Tagliaferri. Con Maria Tagliaferri, avevamo io e lei appena finito la tournée con Albertazzi, certo, e Carmen Scivittro, cioè tutta gente che ha fatto la storia del teatro. Forse la gente non lo sa, ma se vanno a vedere su internet Lucio Allocca, Carmen Scivittro, certo, Marzio Onorato, Patrizio Rispo, quello che hanno fatto nel teatro, e con, io mi tolgo, e con chi l'hanno fatto.